suo fianco Sacha Baumgart, bello tosto quest'anno anche lui, ma via come dei missili. Quella miseria, Tafani! Tafani! Porco cane, che botte! Doppia già in quinta posizione! Ziegler, madonna che botta! Grande prova ieri, abbiamo visto l'interno, si girano, si toccano, boh, fuori rotta la sospensione. Sì, ma te non hai visto che cazzo gli ha dato, che cazzo di botta gli ha dato. 14 in rosso, ma davanti Tafani dice la sua. Punto micidiale del pilota francese con il suo fast and speed nuovo. Madonna, e di conseguenza era lì, niente di grave si fa. Rossa? Per Sacha. Siamo subito tenere. Porco cane. Ma guarda che l'avevo già visto, da quando è uscito di qua, ha detto qualcuno qua si fa male. Attenzione, è a posto. Ok. Tutto a posto. Via, 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 via. Quindi Vincent in sesta, lui sono in settima. Eccolo qua Sacha. Bene, bene. Ok, bravo, fuori. Sacha, bravo. Tutto a posto. Ha ripreso, ripreso. Che la vettura sia poi così mal combinata. Tafani. Di Sacha Baumgart, vediamo all'interno sopra su Scalmanti, i due sono ai ferri corti, e simpatico Stefano. Oh, fuori, fuori, mamma mia che pericolo, mamma mia, notevolissimo come stile di guida, è notevolissimo il suo. Sì, vabbè, ma guarda Cobras come sta attaccando! All'interno Cobras! Guarda Ziegler esterno! Grande recupero, vi avevamo detto che avendolo visto ieri in Manche 1 e poi con la sfortuna della Manche 2 c'era da aspettare un gran recupero, partito dall'ultima posizione, eccolo qua intanto Tafani e poi un grande remoto. Ieri abbiamo visto un Christian Brunner scatenato in verde, andiamo a vedere cosa combina oggi un Ziegler alla grande. Interno, all'interno, esterno, all'interno Christian Brunner si butta subito, mi sembra che sia
un Valorcat in grossa difficoltà, fermo alla postazione della curva 3. Se non vado errato, visto da qui, dovrebbe essere l'avventura proprio di Thorsten Valorcat, uno dei più attesi. Andiamo a vedere. Brunner! Christian Brunner fa capire che quest'anno vuole esserci, vuole girare come una satanato. E non basta, bisogna un fondo del rettilineo. Prendendo il ritmo, oltre chiaramente a una discreta incazzatura, possiamo dire che botta laggiù alla 3. Botta alla 3, continua ad essere Schump a prendere delle botte. Dall'inizio. Sta viaggiando con i suoi ritmi, solo che ormai ha perso un minuto quasi. Mezzo minuto ha perso. Non è più in gara. Quindi pista liberissima per Roger Valorcat, che sta tentando tutto, arriva lunghissimo Schneider e Thorsten 48-1. Aspettavamo una grande prova di Valorcat in questa gara, ma intanto la bandiera scacchi è pronta e Christian Brunner questa volta la riporta a casa. Andy Koblas, Stefanie Koblas for you. Fantastico in seconda posizione. Wow, guarda. C'è stato un mix. Quanta classe come i Vincenzi, fantastico, perché passare uno sotto come Remo Koblas in quel modo è veramente da grandissimi. Davanti. Stefani! Si gira davanti! Per farti! Cobra, se ti fa sorprendere! Ancora! Poi restituisce a Dur Ziegler quello che gli è stato tolto. Un Cobra da alti e bassi, più alti che bassi in questi due giorni, ma anche problemi. Il fast and speed di Stefani da Ziegler. Ma no, che bisogna dire, grande risultato. Joe Martin, eccolo là, Cobras all'interno, attenzione Cobras, oh fuori, Cobras 4,
un allargamento di traiettoria da parte di Seth Hardy. Come ha visto il buco, Cobrest, Remo Cobrest, con il suo PSS Special di Firenze con la professione. Incalando, poi Malucat che sta tentando di rimontare, ma è partito troppo indietro in ultima posizione. Il reato, Monsieur Slobodan Fati, 47-4. Mamma mia, però sembra non volerne sapere, è lì che continua a stallonare anche se leggermente a distanza. Stacca via, 3 secondi e 3. Marti è fermo, vediamo se migliora la sua prestazione. Oh! Allocato, fuori! Siamo all'ultimo giro, quando entreranno in traguardo, inizia l'ultimo.